Napoli, non è la prima volta che accade. Di Silvia non è unica. Strana ma vero, la notizia corre veloce lasciando tutti senza parole. La giovane donna napoletana, riporta Today, chiamata Silvia, nome di fantasia, nella vita fa la badante. I dolori alla pancia non le hanno dato tregua, al punto da rivolgersi in ospedale dove è avvenuta la scoperta. Era entrata con i sintomi di un forte mal di pancia, la giovane badante napoletana. Una volta sottoposta a visita medica, l'esito è stato sorprendente. Non si trattava di un semplice dolore addominale, ma di una gravidanza. Come riporta Napoli Today, la donna non sapeva di essere incinta e lo scopre solo dopo dalle parole del medico. Signorina, lei sta partorendo. E così è accaduto. Uno splendido maschietto ha reso mamma la donna napoletana. Le condizioni di salute di entrambi sono ottime e sempre come riporta la testata giornalistica scatta la gara di solidarietà per lei e per il piccolo. Tante le difficoltà economiche superate da Silvia, nonostante sia ancora una donna giovane. E di fronte a una simile nascita, non si può che rimanere del tutto sorpresi. Sempre su Napoli Today si legge che Silvia non ha più la madre, il padre è anziano. Da mesi aveva dolori a cui in un primo momento non aveva dato troppa importanza. E un'amica di nome Rosa afferma, pancia ne ha sempre avuta poca. Un turbinio di emozioni si sono susseguite dopo l'esito degli accertamenti e per Silvia comincia così una nuova fase di vita del tutto inaspettata. Continua a leggere dopo le foto. E il piccolo bebè dopo aver trascorso del tempo in incubatrice, adesso sta bene e può finalmente ricevere il caldo abbraccio della sua mamma. Un figlio rappresenta sempre una gioia, e dalle parole di alcuni conoscenti della donna si può apprendere qualcosa in più su di lei. Silvia non ha niente, vive di poco. Non può permettersi tutto quello che occorre a un bimbo. Una rete di amore e di solidarietà ha così preso spazio tra i quartieri flegrei, le abbiamo procurato un seggiolone, un porta-enfant, una culla, e un po' di soldi per farle un cesto con le prime necessità. E per Silvia e il suo piccolo non può che attenderli una vita degna di questo nome.